Benvenuti e bentrovati ancora una volta sul nostro canale. Dai, finalmente incominciamo, per una serie di ragioni anafestiche, a parlare della scherma di due armi. Parliamo della scherma di spada e pugnale della scuola bolognese. Molto ristretto come argomento, può darsi. Ne parliamo fra due secondi, doverosamente. Se è la prima volta che passate di qua, se no skippate 15 secondi. Questo è il canale del Sodalizio Wordsmith. In descrizione capirete che cos'è e capirete che non è esattamente, nelle sue intenzioni, un canale di oplologia o di scherma antica. Scriviamo, affabuliamo, raccontiamo cose. Abbiamo un Patreon bellissimo sul quale io faccio podcast, sul quale ci sono i miei racconti, i racconti di Simone. Abbiamo i libri belli che parlano di storia, gente che si ammazza, fantascienza, varie cose, tutto in descrizione. Nessuno legge la descrizione, lo so, tutto in descrizione. Siamo ospiti del sodalizio, ma qui oggi, come altre volte, siamo in veste di sala d'arme Achille Marozzo, non ufficialmente, però non ufficialmente, ma siamo in veste di gente che pratica, insegna e studia e poi insegna la scherma antica, e siamo a parlare di cosettine che stuzzicano e garbano. Dicevo, la spada e il pugnale insieme. Abbiamo parlato di guardie, abbiamo parlato di tempi, abbiamo parlato di misura, di tante cose, e tanti mi hanno detto: ma perché non parli della scherma di due armi, eccetera eccetera? Sì, bisogna arrivare lì. La scherma di due armi è tipica della scuola italiana. Gli italiani avevano un po' quest'idea alla Musashi. Se avete letto il libro dei Cinque Anelli di Musashi, lui, dall'altra parte del mondo, dice: non vedo perché io debba rischiare di morire con una delle mie spade ancora nel suo fodero. E gli italiani avevano un po' la stessa idea: non vedo perché devo andare in combattimento con una mano nuda, priva di qualche cosa. Tant'è che la scherma italiana del periodo d'oro, del periodo rinascimentale, quello che va, in realtà, quello di cui abbiamo le prime tracce scritte di metodo schermistico, è tutta una scherma di doppia arma. La spada sola, che noi usiamo come propedeutico e che alcuni maestri usavano come propedeutico, in realtà, nella realtà del combattimento, era un po' un'eccezione. Si usava tenere il brocchiero, il pugnale, la cappa, la rotella, il targone, insomma una valanga di armi secondarie nella mano sinistra. La maggior parte di queste armi secondarie servivano fondamentalmente come pezze difensive. Tutti gli scudi, la cappa, la targa, il brocchiero. Alcune volte si usavano delle armi nella mano manca che potessero avere anche una valenza offensiva, e in questo senso il pugnale è estremamente popolare. Ci sono ragioni. Innanzitutto una ragione di costo, perché alcuni potrebbero dire: ah, ma perché devo combattere di spada e pugnale quando posso combattere di due spade? Bene, sì, due spade vorrebbe dire avere due armi lunghe. Il problema, tra virgolette, è che una spada ha un costo che aveva specialmente un costo all'epoca, che è un ordine di grandezza più alto di quello di un pugnale. Ci vuole tanta più perizia, tanta più tecnologia, tanta più esperienza per forgiare una lama lunga di una spada rispetto ad una lama lunga la metà di un pugnale. Eh sì, perché io non sto parlando di un coltello, sto parlando di un pugnale. Questa è una riproduzione, chiaramente, ed è il pugnale bolognese delle dimensioni che i maestri ci descrivono, cioè è lungo quanto dal gomito alla punta delle dita di chi lo usa. Un oggettino. Questo è 52 centimetri, un oggettino di tutto il rispetto, e pesa 8 etti. Altro motivo per cui è molto popolare, quindi, la scherma di spada e pugnale. Questo è arma d'ordinanza
delle milizie tosco-romagnole, diciamo. Abbiamo traccia in questa zona d'Italia, dei manuali di arte militare, per cui si prescrive che il soldato in qualunque momento della giornata o della nottata debba avere con sé almeno il pugnale, l'arma d'ordinanza. Un pugnale di queste dimensioni è una mezza spada, non è un coltellino, cioè ci si fa tanto. E vedremo appunto come, quanto serve. Si abbina in duello alla spada da lato, che ormai conosciamo tutti. Leggera, lunga, bei fornimenti, non particolarmente ancora sviluppati, siamo all'inizio del 500, alla fine del 400, all'inizio del 500, e già questi sono fornimenti abbastanza sviluppati. Vedete da voi che sono due lame, ora il pugnale è chiaramente tipo metà della spada come lunghezza, in tutto anche meno, però sono due lame di tutto rispetto. Come si usano? Andiamo subito al sodo, tanto voi volete sapere come si usa sta roba, no? Ecco, come si usa questa roba? Pugnale nella sinistra, spada nella destra. Io sponsorizzo molto il mancino a tenere comunque il pugnale nella sinistra, perché il mancino ha un grande vantaggio sapendo e potendo maneggiare ottimamente il pugnale con la mano sinistra e comunque arrangiandosi, perché è addestrato, a tenere la spada nella dritta. Ma si vedono mancini tenere la spada nella mano sinistra e il pugnale nella mano dritta senza problemi. La scherma di spada e pugnale innanzitutto è una scherma di gioco largo. C'è pochissimo, se non nessun gioco stretto, non si va volentieri sotto misura come si può andare volentieri sotto misura col drucchiero. Io credo fondamentalmente perché appena ti avvicini a quella distanza che si chiama le mezze spade, cioè nella quale in una guardia stretta le spade si vedono, si guardano dalla metà in giù, a chili, ecco, lì siamo in misura del pugnale, si piglia le pugnalate in pancia. E quindi nel momento in cui abbiamo due lame da badare, l'avversario e anche noi, ha in mano due lame che ci possono aprire la pelle, aprire le viscere, si cerca di stare molto ben lontani e evitare appunto di andare a rischiare di doversi difendere contemporaneamente da due lame. Poi sì, ci sono delle azioni che vanno leggermente sotto misura, ma sono azioni singole molto più sporadiche che non in altre discipline. Quindi è una scherma di, fondamentalmente di gioco largo. Cosa vuol dire gioco largo? Che si sta lontani. Quanto si sta lontani? Tanto lontani che le spade si vedono, si guardano incrociandosi sul debole, e da lì si entra in misura. Ricordate il video della misura? Si entra in misura con un passeggio per cercare di ferire l'avversario con il debole, subito si esce. Subito si esce e i maestri sono concordi, io vi dico i maestri sono concordi, non è che mi hanno telefonato, hanno lasciato scritto esplicitamente nei trattati, che dopo aver intentato un'azione, tirato una tecnica di spada e pugnale, si fa un'uscita di gioco e si fanno subito 5 passi indietro, velocemente, si scappa. Proprio perché abbiamo davanti due lame che vorticano e non è bello ritrovarsi là nel mezzo così esposti e magari ci si piglia una coltellata su una mano. Non lo dicono in nessun'altra disciplina se non il pugnale solo, perché pugnale ci si fa male. Quindi è l'unica disciplina che coinvolge la spada nella quale i maestri si raccomandano di fare delle entrate rapide delle uscite rapidissime, non rischiare di rimanere al gioco del pugnale. Che guardie si usano? Come si usano le guardie di spada e pugnale? A cosa serve il pugnale? Il pugnale serve a parare i colpi della spada. 99% delle volte il pugnale serve a parare i colpi della spada. Sì, è affilato e acuminato, ma quando andate a studiare, leggete, e vedete che il 99% delle volte il pugnale serve soltanto, dici poco, a parare da solo i colpi della spada avversaria.
Le parate con le lame incrociate della spada e del pugnale insieme non sono tipiche di questo pugnale di questa epoca, sono più tipiche di un pugnale più leggero di un'epoca successiva, nella quale la spada è più leggera, il pugnale è leggerissimo, serve a deviare le punte e di fronte al taglio a quel punto non si mette il pugnale da solo perché è piccoletto, ma si accompagna con la spada insieme, si crea un incrocio, una forca, si ferma la lama avversaria, dopodiché si svincola la spada e si trattiene col pugnale. In questa scherma invece il pugnale è grosso, la spada pesa 1,2 kg, 1,1 kg e questo pesa 8 etti, ce la fa a fermarla. E poi è lungo, si para bene, si para molto lontano dalla mano, proprio perché c'è 35 cm di lama, ci si fa bene, è una bella pezza difensiva. E quindi si tiene in guardia. Guardia destra, meno usata ma comunque usata, con la spada in porta di ferro stretta. Vi ricordate il video delle guardie? Video delle guardie. E il pugnale in guardia di testa. Com'è guardia di testa che non ce l'hai mai detto? Guardia di testa è una guardia con alta, con la mano alta all'altezza della spalla e il pugnale in questo caso per traverso dalle parti sinistre alle parti dritte che punta alla punta della propria spada cercando di creare un cuneo difensivo e parando, chiudendo la linea alta. Guardia sinistra, coda lunga e alta, quella del video, di spada, bella, pulita, meravigliosa. Nella scherma di due armi la coda lunga e alta di piede sinistro è usatissima, è veramente una bella guardia, e il pugnale che va giù in porta di ferro stretta o porta di ferro alta, ma avendo la mano abbastanza esposta si tiene più stretto che alto, di nuovo con la punta del pugnale che guarda la punta della propria spada cercando di andare a descrivere un cuneo difensivo. Il cuneo difensivo è un concetto tipico della scherma con due lame, lo vediamo nella scherma di due spade, che è strana, particolare, insulare, difficilissima, nel quale le due spade usano queste stesse guardie e si chiudono una contro l'altra, di fatto creando il cuneo difensivo. Il pugnale è più corto, devo tenerlo leggermente più proteso e non lo chiudo proprio in cima al cuneo, però insomma a necessità, no, lo serro. Quindi abbiamo due guardie fondamentali, poi si usano tante altre guardie, ma diciamo due guardie fondamentali. La porta di ferro stretta di spada con la guardia di testa di pugnale, la coda lunga e alta di spada con la porta di ferro stretta di pugnale. Il concetto è che le lame formano un triangolo davanti a noi guardando tutte e due le direzioni d'entrata dei colpi. Sono insicuro se adesso farvi un discorso riguardo a come si tiene la guardia nello specifico, ma provo a farlo. Sarò superficiale e vi rimanderò in sala per capirne di più. Le guardie di spada e pugnale si tengono alla presenza in maniera estrema. Cioè, cosa vuol dire? Non si tengono larghe, non si tengono stanche, non si tiene il pugnale vicino al corpo, ma si protendono le lame a cercare il controllo delle lame dell'avversario, specialmente il pugnale che deve guardare la lama dell'avversario, la spada, e a minacciare la linea d'entrata dell'avversario. L'avversario non può venire avanti dritto per dritto e sperare di non trovarsi una punta di spada nel naso. Si tengono particolarmente chiuse e alla presenza anche rispetto ad altre discipline, tipo la spada brocchiera, la spada alla rotella, ok. Esponendo, tra virgolette, un po' di più, tra virgolette, le mani. Tant'è che tante tecniche iniziano tirando o facendo finta di tirare alle mani. Siamo in gioco largo, il bersaglio più vicino sono le mani sono portate avanti perché le guardie devono essere belle chiuse e protese verso le lame dell'avversario. Questo perché? È complicatissimo. Se ve lo spiego così e voi non fate già scherma ad un certo livello, magari. Ma cercando di essere sintetici e esplicativi, nelle prove, provando proprio sul campo le tecniche, ci siamo resi conto che è una necessità fondamentale
innanzitutto costringere l'avversario che voglia attaccare a svincolare la propria spada dal controllo del mio pugnale e quindi prendere un tempo per uscire dal controllo del pugnale e al contempo usare il suo pugnale, il pugnale dell'avversario, per andare a controllare la mia spada che gli sto tenendo puntata verso il naso. Questo perché da un lato ho voglia di avere quella frazione di tempo in più della spada dell'avversario che entra in movimento e descrivo una traiettoria prima che mi attacchi e quindi guadagnare il tempo per vedere l'attacco e poter mettere il mio pugnale nella botta, e dall'altra voglio sapere sempre dove è il suo pugnale, perché se io eseguo le tecniche, anche quelle più semplici, e l'avversario non ha il suo pugnale impegnato a fare un'azione di controllo della mia spada, la tecnica non entra facilmente e lui avrà il pugnale pronto e disponibile per contrastare e nullificare il mio contrattacco. Questo detto in tre parole, poi bisogna che veniate in sala e si veda insieme come funziona. Cos'altro vi posso dire di questa scherma per non essere troppo tecnico e per non andare nello studio delle tecniche? È una scherma che premia e privilegia tantissimo il tempo insieme. Video sui tempi della scherma, ecco. E quindi non è una scherma per chi incomincia, è una scherma per chi ha già una certa attitudine, per chi ha già un certo allenamento, mica secoli, Però passare dalla spada sola o dalla spada del brocchiero o dalla spada della rotella alla spada del pugnale richiede un salto di addestramento ulteriore, perché le due mani devono muoversi simultaneamente compiendo azioni differenti. Ricordate il video del tempo insieme? Nel tempo insieme bisogna, per effettuare un'azione di tempo insieme, eseguire contemporaneamente, ma non necessariamente con la stessa azione, un'azione di difesa e un'azione di attacco. Nella spada del pugnale si fa pane quotidiano, cioè 90% delle tecniche sono così. Arriva il colpo, mando il pugnale a parare il colpo, mando la spada a attaccare. Immaginatelo, arriva un colpo alto dalle parti manche, dalle parti dritte, gli man dritto, butto sul pugnale per parare il colpo, nel frattempo la spada che fa? Sta a aspettare? No, la spada scende per cercare di mettere una botta e nel frattempo mi scanso di lato, faccio un bel passeggio circolare. Ecco, questo è il pane quotidiano di spada e pugnale. Il pugnale para, la spada ferisce nello stesso momento, simultaneamente, proprio un tutt'uno. Ci sono tecniche in cui, quelle rarissime 1% delle volte in cui il pugnale cerca di ferire, in cui è la spada a parare il pugnale che va a cercare il bersaglio. Ci sono anche quelle. Come vi ho detto prima, non è una scherma nella quale questa di inizio 500 con il pugnale bolognese, con questo pugnalone, si va a fare una parata con le lame incrociate e quindi un'azione difensiva seguita da un'azione offensiva. Questo basta da sé a fare le parate, quindi vediamo azioni veramente di tempo insieme, bellissime, agili, di gioco largo, larghissimo, nel quale ci si gira intorno cercando di guadagnare o recuperare gradi e volteggiando queste lame leggere ma letali. Quanto è lo scibile che maneggiamo di queste armi? Tanta roba. Noi fondamentalmente all'Amarozzo, e qui vengo noi all'Amarozzo, lo faremo quest'anno a Firenze, lo faremo quest'anno a Empoli, non vi so dire quali altre sale lo faranno, spada e pugnale, penso Bologna lo fa tutti gli anni come secondo corso, perché loro girano su tre corsi. Usiamo le tecniche di Manciolino e di Marozzo, Antonio Manciolino e Achille Marozzo. Si parla del 1531-1536, quindi quegli anni lì, e sono un patrimonio di meno di 20 tecniche in tutto, alcune molto complesse, molto lunghe, alcune molto semplici, elementari, proprio le basi del paro e rispondo, tempo insieme. Prima di affrontare le tecniche faremo un paio di mesi di fondamentali, perché tanti allievi non sanno ancora
usare indipendentemente la mano sinistra e quindi dovremo allenarci tanto per quello. Io stesso dovrei prendere un po' la mano per maneggiare il pugnale con la sinistra e faremo appunto addestramento, fondamentali, tecniche e poi le tecniche vere e proprie, che sono quella ventina, 18 per essere precisi, di tecniche che ci faranno vedere un po' tutto. Si va a fare dell'agonismo di spada e pugnale? Sì, si va a fare dell'agonismo di spada e pugnale sia con i simulacri nylon comodissimi sia con i nuovi incredibili simulacri in acciaio che vedremo quest'anno per la prima volta sui nostri campi in azione. Vedremo come si comportano, non me ne so dire ancora. Per cui se siete interessati anche a vedere come effettivamente poteva essere un combattimento dinamicamente, venite in sala prima e poi venite a vedere i tornei dopo, che male non fa. Quindi, ricapitolando, la spada e il pugnale insieme. La spada nella destra, il pugnale nella sinistra. La spada attacca, il pugnale difende. Le guardie sono compensate l'un l'altra, quindi abbiamo detto coda lunga e alta di spada, porta di ferro stretta di pugnale, porta di ferro stretta di spada, guardia di testa di pugnale, in modo da chiudere il cuneo difensivo di fronte a noi. Questo è fondamentale ed è gioco largo, larghissimo. Abbiamo tanta paura di questa lama che ci apre la pancia, per cui si sta lontani, si cammina lontano e appena abbiamo provato a fare qualcosa si scappa 5 passi indietro. Gioco stretto, ce n'è pochissimo, quasi niente. Ma pochissimo, quasi niente. Io così a memoria vi dico due tecniche, due di numero su 18, in cui non si va alle prese, ma si riesce ad arrivare in misura di pugnale per fare qualche cosa. Fine. Bella, bellissima, richiede un bel passeggio, richiede una notevole perizia e la sapienza nell'uso della mano sinistra, cosa che si addestra con un po' di esperienza schermistica. Detto questo, spero di essere stato come sempre chiaro. Senti, perché sempre sei chiaro, se diciamo che normalmente ci presumiamo di essere chiari, e vi saluto, un abbraccione, alla prossima volta, al prossimo video.